Grazie di essere qua, onorevole Baldino, del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Si parla di 180.000 cantieri bloccati, 320.000 famiglie in attesa di una soluzione. Noi abbiamo cominciato con questo condominio, ce ne sono tanti in Italia. Cioè, migliaia di imprese in difficoltà e lavoratori a rischio, esatto, anzi, che hanno perso il lavoro. Assolutamente sì. Come la risolviamo questa? Poi arriverà, ci raggiungerà anche l'onorevole Borghi, anzi sta arrivando. Ha avuto qualche problema con i taxi, perché come sappiamo c'è un piccolo problema, ora anche ci faremo un'altra trasmissione bonus. Anche su quello. Anche per quello è colpa del super bonus. Anche quello è colpa del super bonus. No, però c'è il tema in questa manovra, oggi c'è, sono tutti i giornali, no? Tema. La manovra, il deficit aumenta per colpa del super bonus, cioè è una misura che doveva essere temporanea e che realmente ha creato una serie di danni, non solo ai conti, ma alle persone. Allora, questo è il classico esempio di come in Italia una opportunità venga trasformata in una beffa. Una beffa non per la classe politica che non è capace di vedere le opportunità che alcune misure importanti come ad esempio il superbonus offrono al paese, alle imprese, ai lavoratori, alle famiglie, ma per le famiglie, per le imprese e per i lavoratori. Questo è il classico esempio. Noi, io credo che lei ricordi, io sono venuta tante volte. Abbiamo parlato diverse volte, esatto, nella scorsa legislatura, quando noi contestavamo a Draghi proprio il fatto di aver dalla sera alla mattina bloccato lo strumento della cessione dei crediti. Questo però è precedente. Nella precedente legislatura. Nella precedente legislatura, che poi non stiamo parlando di mille anni fa, ma di prima della scorsa estate, la stessa Giorgia Meloni lamentava, quando era leader dell'opposizione, lamentava che il governo Draghi non avesse sbloccato i crediti incagliati con il superbonus. Oggi, dopo un anno di governo Meloni, possiamo dire che ancora quei crediti non sono sbloccati, i cantieri sono ancora montati sulle palazzine, i lavoratori per lo più, la maggior parte, hanno perso il lavoro e le famiglie sono in quelle condizioni. No. Questo è il grande problema che io vedo del super bonus. Tutti gli altri, poi se vuole ne parliamo dopo. No, poi ne parliamo, esatto. Tanto abbiamo tempo. In realtà direttore... è soltanto un capro espiatorio per giustificare agli italiani che questa sarà l'ennesima manovra targata Mario Monti e non allora... È stata una follia deliberata, una distruzione dei conti per chi sarebbe arrivato dopo, fatto in modo assolutamente scientifico. No, io ho la dichiarazione di Matteo Salvini, che credo che sia il segretario del partito, sì, di Borghi, conosco del bene. 16 febbraio 2022, questo è un articolo del Fatto Quotidiano bellissimo, lo dico a Luca Sommi, che dice: l'obiettivo della Lega è rilanciare il superbonus che ha creato lavoro per imprese, i soliti elenchi di Salvini, lavoro per imprese, artigiani e operai e valori per le famiglie. Quindi vi chiedo, qual è la verità? Luca, dov'è la verità? Ma la verità è quella che sta verbale. Stiamo la verità parlando sta verbale del 16 che febbraio 2022, sì, ma, cioè voi... Dicevate che bisognava rilanciare il superbonus, prorogarlo, perché la proroga, Borghi, l'avete votata tutti, no, adesso, del scusate. Governo Draghi, la proroga però, del superbonus, allora, l'avete votata tutti. Questa è una cosa fantastica. Lei mi ha detto questa è una cosa fantastica. Andiamo a vedere i verbali delle votazioni, dove la Lega, Fratelli d'Italia, tutti i partiti hanno votato la proroga del superbonus. Scusa, Vittorio, io non mi ricordo, tu eri in Commissione Bilancio oppure no? Non mi ripare, no? Però chiedi a Gubitoso. Gli altri che erano presenti, chiedi a Gubitosa, allora, che erano presenti quando io ho detto a Gualtieri che quella roba lì sarebbe stata il più grande falso bilancio della storia. Chiediglielo a Conte quando gli ho raccontato in aula e lì c'eri, quando avevo detto che il super bonus sarebbe rimasto tutto sui governi successivi. È ovvio che Salvini dice vanno tutelati quelli che lavorano, è ovvio, non c'entrano niente. Allora lei l'ha detto sicuramente, però poi tutti l'hanno votata, questo è un po' il tema. Ma purtroppo. No, ma attenzione, cioè, no. Io non l'ho votato super bonus, no, per forza, sì, perché ero all'opposizione. La Lega l'ha votata. No, il super bonus e bonus facciate sono un provvedimento del governo Conte 2. Sì, ma la proroga, e quindi la Lega non ha votato nulla. La Lega sempre ha cercato di venire incontro. Posso dire, in questo, secondo me, una soluzione dovreste cercare di trovarla insieme. Ma è molto semplice. Perché non è questione di maggioranza e opposizione. Sono mesi che offriamo una soluzione al governo. Il problema è questo. È troppo facile dire oggi... ma non dobbiamo cercare un colpevole. Il problema è proprio questo, che questo governo ha individuato nel superbonus il colpevole
dei suoi fallimenti in termini io sto facendo una valutazione politica. Perché oggi stiamo parlando di super bonus? Oggi stiamo parlando di super bonus perché il governo ha additato il super bonus come il colpevole di ogni tipo di della propria incapacità per disegnare una politica economica da quei prossimi anni. Sta dicendo: noi non possiamo fare una manovra economica come si deve per colpa del super bonus. Quindi oggi parliamo di questo. Esatto. Per questo oggi siamo qui. Sì. È una valutazione politica. Allora, la politica, se ha una credibilità e se poi si invitano gli elettori ad andare alle urne a votare, a dare fiducia alla politica, deve fare quello che dice. Allora, quando io ripeto e ribadisco le posizioni dei partiti che oggi compongono la maggioranza su un problema che attanaglia famiglie e imprese come quella dei cantieri bloccati e dei crediti bloccati del superbonus, deve fare quello che promette in campagna elettorale, cosa che questo l'abolizione governo non sta facendo, e questo allora è il problema principale. Allora, dunque, no, vorrei finire su un altro aspetto. Allora, qualche giorno fa la Commissione europea ci ha detto che stiamo in stagnazione perché l'economia italiana ha rallentato a causa del blocco dei bonus edilizi. Cioè, l'edilizia in Italia ha trainato l'economia, non solo italiana, ma anche europea. Siamo arrivati a un più 12% del PIL, grazie soprattutto al bonus, al super bonus. Abbiamo diminuito il deficit di 14 punti grazie al super bonus. Ma cosa di questi risultati economici, di questi risultati Vittoria, economici. Ma cosa stai dicendo? Bordi, mi scusi, di questi risultati economici. Ma ho capito, ma dice Draghi delle cose assurde, il deficit Meloni, ridotto di 14 punti. Guardate, qui è un rapporto. Ma perché chi qui non sa niente di economia? Numeratore e denominatore. No, vabbè, però il problema è il nostro suo ministro. Il problema è Giorgetti che parla di un buco di bilancio che è inesistente. Oltre, se ci fosse Borghi, un buco di bilancio. Allora, siccome lei è un economista, spieghi al ministro Giorgetti che non può parlare di buco di bilancio se non può dimostrare che esiste un buco di bilancio. Perché altrimenti dovrebbe coprirlo questo. Chiamiamo l'economista perché qui fatto col deficit. Allora, io chiedo al professor Carlo Di Poli, di professore di economia alla Sapienza. Abbiamo raggiunto vette inesplorate. Si parla di manovra e vediamo un po' cosa dice rispetto al deficit. E poi la parola va al senatore Borghi. Carlo, vai alla tua lavagnola. No, ma non è, guardi, è un rapporto. Carlo, aiutaci tu. Da una parte riduci il debito e dall'altra parte aumenti il PIL. Ma tu sei simpatica, ci vogliamo bene, sei esperta di altro, ma non sai quello che stai dicendo. Se tu c'hai il numeratore, se tu diminuisci il debito e aumenti il PIL, che cosa succede? Qual è l'effetto? Lo chiedo al professor Borghi. Se tu diminuisci il debito e aumenti il PIL... Ma non lo diminuisci il debito, non sai che cosa stai dicendo. Io vedo il professor Di Poli, mi sta molto divertendo. No, professore, vai. Sto facendo una domanda, sto dicendo se una misura diminuisce il debito e aumenta il PIL, che cosa diminuisce il debito? Mi rispondi o non mi rispondi? Se tu diminuisci il debito e aumenti allora il PIL, che cosa far parlare allora, il professor Di Poli? Basta star zitto un secondo così magari no, ma me lo devi dire perché altrimenti facciamolo rispondere, sennò qui non la finiamo più. Scusate, ci sta dicendo che il super bonus ha liberato spazio fiscale per il governo. Io voglio chiedere una cosa. Questa è la verità. Allora, io voglio chiedere una cosa. Adesso noi però dobbiamo andare